Benvenuti ragazzi all'allenamento di gambe di oggi. Ci sono delle belle novità. Allora, iniziamo a scaldare per bene le caviglie, facciamo su e giù, spingo tutto in basso, spingo tutto in alto, così scaldiamo una delle articolazioni più colpite che ci bloccano gli squat, la caviglia. Facciamo dei bei movimenti ampi, lenti, quindi non facciamo cose strane, che il piede va a destra, a sinistra, in basso e in alto. Se avete la patente, basta capire come si accelera e si decelera. Poi, sinistra, che risposto lei? La spesa. E io sono andato oggi a pranzo a fare un'altra seconda spesa. Ieri sono dovuto andare a prendere la cassa d'acqua e oggi sono andato a prendere le altre cose che mi mancavano. Sono andato a pranzo, in 20 minuti sono entrato. Questa è la dimostrazione che quando piove le vere necessità, le vere persone che hanno necessità escono e chi invece è un cacasotto se ne sta a casa. Infatti io col cappuccio sotto la pioggia tranquillo e ho camminato. Vi ho detto il cambio? Sì, il cambio caviglia. Sempre su e giù. Ok, mani sulle ginocchia. Speriamo che piova tutta la settimana, così almeno faccio il carico, io ogni giorno vado e prendo tutto quello che mi serve. Facciamo dei bei movimenti verso l'interno delle ginocchia, ho bisogno di mangiare della frutta, che qua no, il corpo si ammala. All'esterno adesso. Poi si è abbassata un po' la temperatura, quindi io amo il freddo, cioè nel senso se devo stare qui a morire di caldo preferisco coprirmi e morire di freddo, poi così le zanzare non ci stanno. Fate dei bei movimenti, ragazzi, quindi fate girare bene tutta l'articolazione della caviglia, ok? Quindi non fate cose in maniera pressappochista. Ok. Femore in fuori, pancia in dentro, piede sinistro ben imbricato per terra e creiamo delle belle circonduzioni in fuori. Vediamo se quello che ho ideato per oggi vi piace, vi stimola. Mi raccomando, come ho detto prima, preparatevi un timer, quindi un qualsiasi cosa, un orologio, un altro telefono, il timer del computer, se ce l'avete, in modo tale che vedrete poi quando ci mettete a fare 300 squat. Gamba sinistra, arto inferiore sinistro. Sempre circonduzione. Tenete bene in appoggio la pianta del piede destro. Ricordate che avete potete anche utilizzare del loop band volendo per fare gli squat. Sono un po' più scomode perché poi non potete toglierle perché poi perdete tempo nel rimetterle, però volendo. Potete utilizzare quello, potete fare corpo libero, usare un kettlebell, una cassa d'acqua, un manubrio. Ok, cambio. E cambio cioè vuol dire adesso vado all'interno. Stavo cadendo. Cambio all'interno dall'altra parte. Con le braccia potete, mi raccomando, coordinarvi, ok? Fare questi movimenti perché non state fermi come dei T-Rex. Ok, adesso. Sedere in fuori, quindi antiversione del bacino, sedere strizzato in dentro, retroversione del bacino. Ne facciamo indefinite, ok? In modo tale che sciogliamo bene la zona lombare e prendiamo anche coscienza delle due posizioni opposte che potremmo utilizzare durante gli esercizi. Pensate che nell'affondo, una parte del bacino va in antiversione, una parte del bacino
va in retroversione, sono due movimenti opposti, proprio perché una gamba va avanti e una gamba va indietro. Diciamo, vediamolo con le pinze. Bei movimenti ampi, fluidi, quindi non andiamo veloce, non facciamo movimenti che si rifanno ad altre cose. Ascoltiamo bene la zona della colonna, sistemiamo bene l'appoggio dei piedi. Ok, adesso incliniamo il busto a destra, incliniamo il busto a sinistra portando le mani, la mano opposta verso l'ascella e la mano che scende verso l'esterno del ginocchio. Fluidi, rilassati come sempre. Per chi magari si sta collegando adesso, ragazzi, faremo una prima parte di squat in numero di 300. 300 squat da vedere in quanto tempo riuscite a farli. Ognuno si prende un timer, si prende una zavorra, fa corpo libero, bilanciere, kettlebell, quello che avete. Ok, ovviamente non caricate un bilanciere con 400 kg perché poi se no ci mettete 2 anni per finire 300 squat, però un piccolo sovraccarico si può utilizzare, ok? Poi alla fine della lezione farò la classica domanda, come andata la lezione, eccetera, eccetera, quanti minuti ci ho messo a fare gli squat, sarebbe bello che mi rispondiate, mi raccomando, almeno così vediamo pure un po' quanto... Facciamo finta che fosse una sorta di sfida, ok? Che poi non è così. Domani ci sarà la famosa sfida dello Spartano, torsione del busto adesso. E cioè, stasera alle 11:59 finisce quella dei sit-up, domani ci sarà quella nuova, non vi anticipo nulla, quindi mi raccomando, avete una settimana di tempo poi per sfidare me, che tanto ovviamente mi avete già battuto, mi batterete comunque sicuro, vi conosco, siete molto più bravi di me, i vostri amici, e poi... Come sempre, postate la vostra storia con l'hashtag challenge dello Spartano, mi taggate in modo tale che io poi posso ricondividere tutto e far vedere appunto quanto siete stati bravi e quanto vi siete divertiti. E devo dire che sono molto contento della prima challenge perché in tanti avete risposto, vi siete impegnati, quindi vi ringrazio proprio in diretta, quindi ve lo meritate, ok? Raro che io faccia dei complimenti e quindi prendetela come una cosa fuori dal comune. Ok. Allora, adesso, gli squat devono essere normali. Normali che vuol dire? Quindi niente gambe larghe, niente piedi stretti, piedi, talloni all'altezza, in apertura delle anche, punta io fuori, scendo piegando le ginocchia, inspiro, soffio e salgo, ok? Quindi scendo in basso, allargo bene le ginocchia, soffio e salgo, ok ragazzi? Questo è un po' lo squat che dovremmo andare a fare adesso. La cosa importante è buttare il sedere indietro, e il peso sul tallone, ovviamente non dovete sollevare l'avampiede, l'avampiede è sempre poggiato per terra, quindi è solo un modo per non farvi andare sollevando i talloni, ok? Questo è un modo per spiegarvi cosa non dovete fare. Quindi scendo in basso e indietro, allargo bene le ginocchia, pancia in dentro, soffio e salgo. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Facciamo 10, lente, controllate, 1. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, inspiro, 8, bene tutto il piede poggiato, talloni, avampiedi, 9, inspiro, 10, ok. Sciogliete le gambe, portate adesso un pochino le ginocchia verso l'alto, così ci assicuriamo di scaldare bene la zona che adesso andiamo un po' a stressare. Quindi facciamo finta che facciamo una camminata sul posto, ok? Anche nella camminata sul posto, come vedete, il tallone va verso il sedere, ok? Quindi come se fosse una fisarmonica. Le mani vanno in avanti e indietro, così almeno... Siamo belli caldi perché non so quanto ci metteremo a fare 300 squat, non so quanto ognuno di voi ci metterà.
Però ovviamente io una volta che finirò vi darò altri 2 minuti e mezzo di tempo per completare e poi che dobbiamo fare poi gli altri 2 esercizi. Ok? Quindi il cap time sarà il mio tempo più 2 minuti, 2 minuti e mezzo. Cap time, oddio, il tempo finale. Ok, se non l'avete ancora fatto, timer alle mani, qualsiasi tipo. Timer ovviamente parte da zero. E vedremo. Poi vi dovete subito segnare il tema, quindi non vi scordate che poi, ah no, non mi ricordo. Concentrati, contate sempre quante squat state facendo, perché se vi dovete ripassare 10, 15 secondi, 30 secondi, dovete ripartire da quel numero, ok? Non sono lì, non è che posso stare lì a contare tutto quanto. Bene. Allora, io userò questo bilanciere. Mi raccomando, legatevi bene le stringhe delle scarpe, non lasciate mai le scarpe slacciate né quando vi allenate né nella vita in generale. Le scarpe si usano ben allacciate, non esistono mode strane, compagnia bella, perché vi fate male alla schiena, alle caviglie, rischiate di infortunarvi. Allora, io vado sotto, incastro il mio bilanciere. Vado su. Pronti ragazzi? Ci siete? 3, 2, 1. Ok, iniziamo i 300 squat. 1, 2, 3, 6, serve ginocchia larghe, eh? 7, tutta la pianta, 8 che spinge, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, pancia dentro forte, eh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 1, 2, 6, se dovete fermarvi, 7, riposate, riprendete, 8, ok, non è di fila, 10, 40, 1, 2, 5, 7, riaprite bene le ginocchia, 8, quando scendete, 10, 50, 9, io sono a 60, 1, 73 ragazzi. 9, 10, 80.
105, se non sbaglio. 6, 7, 8, 9, 110 come limite in superstrada. Prendo un po' di fiato io. Dai, altre 20, forza. Dai, sparti. 1, 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 130. Altrimenti, vado diverso 150. Sono a 150, siamo a metà. Io sono a metà, ragazzi. Riprendo un po' di fiato. Così vi do un po' di margine anche a voi. Prendete le spalle, mi si spaccano. Io sono a 6 minuti e mezzo, ragazzi, di lavoro. Quando se dovete recuperare 10, 15, barra 20 secondi, ok? Non state fermi 2 secondi e basta. Recuperate così, allungate meglio dopo le ripetizioni. Riparto. Punta 170. 1, 2, 3, 4, 170. Se usate la zavorra, poi scrivete anche quanta zavorra state utilizzando, eh? Vado verso i 190. A 190, ma voglio arrivare a 200. Mentale, 1, 2,
Mi raccomando, scendete piano e non oscillate, non sballonzolate. Prendo fiato così faccio riposare le spalle per mi dare fastidio domani al collo. Mi prendo 20 secondi. Mi raccomando la tecnica, quando scendete non dovete boom, buttarvi per usare poi il rinculo. No ragazzi, tanto vi fate male. E due vi fate male. E tre vi fate male. E quattro è sbagliato. Me ne mancano 100. Mi raccomando, prudenza, controllo. Vado a 2:30, dai. Venti, 2:20, dai, altro 10. Me ne mancano 70. Riposo con le spalle. Io punto più a non farmi male che a spingere oltre. Non è la mia filosofia. Non mi pagano milioni di euro per farmi male. È la stessa cosa anche voi. Quindi quando sentite che la schiena un po' inizia a soffrire, riposate. Ah, 3:30, 1. Quanto altre 10 poi mi pare cosa. E 60, me ne mancano 40. Io riprendo fiato. So già che qualcuno avrà finito, oppure qualcuno che ci ha superato. Ovviamente io sono con 9, 9, 18, 18 kg sulle spalle.
Sono a 13 minuti, 14 adesso. Lei way baby, come diceva la buon'anima di Ronnie Coleman. Vediamo se riesco a fare tutti in un fiato. Me ne mancano 30, dai, forza, coach. 1, 2, 5, ispirate quando scendete, eh? 6, 10, me ne mancano 20. 10, le ultime 10. 1, 4, 5, 6. Dieci, 16 minuti e 25, ho buttato l'occhio adesso. Avete 2 minuti di tempo per arrivare a 300, se non ce la fate, vi fermate. Oh, io bevo acqua. A lungo andare sentite un grande stimolo su questa parte del gluteo molto alto, soprattutto se andate abbastanza in profondità, ovviamente rispettando sempre le vostre mobilità, articolarità, la vostra portaci via meccanica. Ciao Fede 17. Oh Ivi, ciao. Ciao Mario, che vi siete collegati dopo che non vi ho visto. Ciao Aldo. Mamma mia, un minuto ragazzi. Dopo che vi do lo stop, preparate una sedia da mettere attaccata al muro, al divano, in modo tale che non scivoli perché faremo gli hip thrust. 3 serie da 20. Ok, qui io userò il bilanciere che avete visto prima, voi potete usare una zavorra sulla pancia, sul pube, scusate, sul cavigliere, sulla pancia. Quello che avete, ovviamente sarete già stanchi e morti, quindi non caricate troppo, perché tanto andiamo sulla resistenza. Anzi, che faccio? Oh, ok. Stop, ragazzi.
Contate quello che avete fatto, vedete cioè, contate anche il tempo, vedete il tempo, segnatevelo ragazzi, perché voglio sapere poi quanto avete fatto. Bene, io sono ufficialmente morto, a domani. No, Elia, dai, non morire, rimani lì, forza, che ora ti faccio riprendere, su. Non si abbandona il campo di battaglia, mai. O si torna con lo scudo in mano, o si torna sopra di esso. Ok. Voi che vi preparate con quello che vi ho detto, io riattacco il video da questa parte, in modo tale che... Oh.